Icon Palestre a Montesilvano, il nuovissimo centro fitness in via Ruffilli 1. Vuoi noleggiare un'auto? Pronto Rent, l'autonoleggio vicino casa tua. Torniamo in studio qui a Bubu D'Aghete con un ospite che veramente mi fa piacere che è venuta e accettato. Si chiama Janet Pasqualone, ha 12 anni, ma è una ragazza di tutto punto, carina, dolce ed è campionessa di pesistica. Ha vinto tanti premi, è stata premiata di recente dal CONI, vero mamma? Mamma Marta è venuta ad accompagnarla ed è... 45 kg pesa, quanto pesa? E adesso vi dirà lei quello che solleva. Ciao Giane, grazie di essere venuta. Ciao. Allora, quanto sollevi, cara? Subito. Io sollevo di strappo 43 kg e di slancio 49 kg con un totale di 92 kg alzati. Mamma mia, che gioia sta ragazzina! Ma tu così tenera, dolce, hai fatto anche il pugilato. Sì. Ho fatto ben 5 anni di pugilato, ho iniziato a 6 anni, poi mi sono appassionata anche alla pesistica sempre alla stessa età e ho continuato il mio percorso con entrambi gli sport, poi a 11 anni ho intrapreso la strada della pesistica. A 11 anni? Sì. Hai deciso che il pugilato ormai era conclusa la tua sì. esperienza. E con chi facevi le gare? Con altre ragazze come te? No, allora so, ho fatto una gara nazionale con anche un'altra ragazza e poi la ultima gara nazionale di box l'ho fatta con da sola, ero l'unica femmina. E cos'è che ti ha appassionato del pugilato e cosa invece ti ha catturato per tradire il pugilato per la pesistica? Allora, io iniziai il pugilato perché mia madre cambia palestra e quindi io volevo comunque provare perché io ero una ballerina quando ero piccola. E quindi volevo provare questo sport e mi appassionava perché nonostante fosse uno sport così aggressivo mi si addiceva e dopo però conobbi la pesistica e la pesistica è uno sport veramente molto, molto elegante, però quella cosa che tira fuori in me che mi piace, ecco. Lo trovi elegante? Sì. Questo insomma strappo e lancio. Tu hai vinto, adesso la cosa principale insomma che ha fatto notizia è sei diventata campionessa di pesistica e soprattutto il più alto codice Sinclair. Spieghiamo, che cos'è questo coefficiente Sinclair? Allora, il Sinclair è la somma tra le due alzate, sia di strappo che di slancio. E il più alto sarebbe quello che tra tutti quanti, tra tutte le categorie, che comunque era tutta la categoria femminile dai 40 kg, che era la categoria più bassa, fino ai, se non mi sbaglio, 75 più. E sono stata l'unica che ha sollevato 92 kg in totale. Mamma mia, è un risultato grandioso, ma poi con la dolcezza. Che mima la mamma Marta mima con la cinta. Un coefficiente. Col coefficiente. Che ha a che fare con il tuo peso corporeo. Ah, sì. Ecco, per 45 kg, ecco. Quindi sì. Il rapporto, tu 45 kg, strappo e lancio, hai sollevato nella somma di questi due, strappo sì. e lancio, 92, detto, 96, 92. Allora, la somma più il mio peso corporeo, che ecco. È il più basso peso corporeo, che è 43 kg, io peso. Però rientra nella categoria 40. Ecco, salutiamo anche il tuo il Ivano che ho saputo, sì. insomma, ci ha detto che sta seguendo e ti stava aspettando nella sì. Salutiamo l'istruttore e ti volevo chiedere, ma la danza non ti manca? Allora, io lascio la danza perché comunque a me mi è sempre piaciuta perché comunque io a 4 anni iniziai a fare danza perché io vedevo mia sorella mm-hmm. che è sempre appassionata per questo certo. sport. Però volevo un po' variare perché anche se la danza a me piace, cioè mi è sempre piaciuta, ma volevo un po' variare perché comunque penso che ci sono moltissimi sport e più proviamo e penso che più possiamo scegliere lo sport che ti che ti piacerebbe fare un altro sport in futuro? Dopo che quanti premi hai vinto sinora? Tutti hai vinto, tutti i premi allora, potevi vincere. Sono di box, ho fatto due gare nazionali, all'ultima gara che ho fatto di box sono arrivata quarta
E invece la pesistica, la prima alzata di strappo e la prima alzata di slancio sono arrivata prima entrambi e al Cretellum giovanissimi sono risultata prima italiana. E dove vorresti arrivare con la pesistica in futuro? Quali sono i tuoi traguardi? Fino a dove mi porta, più o meno. Io miro molto in alto perché comunque mi impegno tanto nel mio sport. Certo, ecco, questo sottolineiamolo. Tu vinci, tu riesci a ottenere dei risultati perché c'è un impegno, insomma. Sì, certo. Io mi alleno ben due ore e mezza al giorno. Wow. Anche in estate facevo dalle 4 fino alle 7 e mezza, 8 di allenamento. E come concili con gli altri impegni, non so, lo studio, le amicizie? Io sono sempre riuscita ad organizzarmi, infatti il fine settimana, il sabato, la domenica esco comunque. Sì, mi riesco a organizzare al meglio. A scuola vai bene, tranquilla, sì, perché sì, chi sì, va sì, bene sì. Nello sport e ha disciplina, c'è disciplina un po' in sì. Tutto. Questo di sì, solito... Sì, molta di responsabilità sull'organizzazione di questi impegni. E una curiosità, quali rinunce hai dovuto fare e stai facendo per avere questi risultati? Io per esempio volevo continuare anche con la box, però avendo due impegni, perché comunque io... Nella pesistica sono diventata pure agonistica, invece per la box dovevo aspettare anche un altro anno e quindi volevo continuare questo percorso e non potevo continuare con due sport che facevo contemporaneamente, ho dovuto rinunciare alla box, ma anche nel mio tempo libero rinunciare a molte cose come l'uscire, queste cose qua, però... A me dispiace, ma allo stesso tempo mi piace perché impegnarmi molto alla pesistica è una cosa che dà, tira fuori meglio di me, una cosa che mi piace. Oh, che bella questa cosa che hai detto. E qual è uno sport in futuro che ti piacerebbe fare, dato che dici ci sono tante discipline? Non lo so, pallavolo forse. Pure pallavolo, sì. Che è completamente diverso. Sì. Anche pallavolo. E invece per esempio per l'alimentazione, mai dovuto fare delle rinunce magari quando devi preparare una gara? No, allora, io non mangio merendine, queste cose qua, quindi ecco. Mi alimento bene, la carne, la sera, le verdure, i carboidrati, e riesco anche a regolarmi col peso. Poi all'avvicinamento di una gara ovviamente tu ci presti molta più attenzione. Cosa mangi di solito? Che cosa mangia lo sportivo quando... Allora, la colazione è molto importante. Infatti il primo passo giornale forse è il più importante che ci sta, perché senza colazione comunque ci serve quell'energia per partire la giornata, quindi bevo per esempio il latte, i biscotti. Poi il pranzo è solitamente la pasta, ma anche per esempio insalate, pomodori. Poi verso... Dallo spuntino? Della merenda. Mi mangio per esempio la frutta, anche tipo le fette biscottate con la marmellata, e poi la sera solitamente mangio la carne, poi qualche volta al fine settimana... Un panino con la porchetta magari. Sì, la pizza, secondo me non è comunque una cosa abituale. Ma tu sei figlia d'arte, cioè anche la mamma faceva sport come te, certo. Che disciplina fa la mamma? La mamma... Allora, ho iniziato con l'aerobica, se non mi sbaglio la ricordo. È stata con l'aerobica, poi quando si è trasferita qua in Italia, si è appassionata. Perché dove è la mamma, La mamma è cubana. Ah, che bella Cuba, olè, beh, certo. E tu, vedendo la mamma, ti sei così, sei sì. Rimasta affascinata dal mondo dello sport, sì. Per te è normale lo sport. Poi lei sia tecnico di pesistica, wow. Di pugilato, quindi l'ultima gara che ho fatto è stata lei ad accompagnarmi in pedana, oltre al mio allenatore. E nel futuro, ecco, un'ultima domanda che voglio farti, nel futuro che cosa, come la vedi Janè nel futuro? Allora, io... Mi piacerebbe che parlaste anche di Come la vedi? La mamma suggerisce, ma la mamma suggerisce perché è mamma. Allora, in futuro vorrei fare tanti passi avanti. E, ovviamente ci vuole tantissimo impegno. E, io sono una persona che non molla, quindi quando voglio raggiungere un traguardo io lo raggiungo. Forse può essere che qualche volta non ci riesco, però io mi impegnerò sempre al 100%. Che brava, che brava. E se ti innamori, come lo ficchiamo in futuro sto fidanzato? Troveremo il tempo pure per il fidanzato un giorno? Ovviamente penso prima a me stessa. Brava! Non sei caduta nel trabocchetto? Mi piacerebbe che parlasse il suo allenatore dell'allenatore. Allora, io ho iniziato con i Mari Giambernardino, che è stato il mio maestro, è ancora il mio maestro, però poi sono rientrata in un progetto che si chiama Fipe Factory, che si fa in tutta Italia, e sono stata richiesta di
sono stata scelta per essere allenata nelle Fiamme Oro di Pescara e attualmente il mio allenatore è sia un coordinatore della nazionale, Centro Sud Italia, ma anche rappresentante della federazione delle Fiamme Oro di Pescara. Mm. Ah, no, complimenti, complimenti. Marco Di Marzio. Marco Di Marzio. E te lo saluto. E salutiamo anche Marco, sì, Di Marzio, sì, mentre il maestro Ivan Di Berardino, di Berardino, giusto? Di Gian Berardino, ha già scritto che ricambia ed è contento di questi saluti. Io ringrazio mamma Marta, ringrazio questo splendore, guarda, tu sei uno splendore. I ragazzi hanno pure i corchi di botte se sono maleducati, no? Sei troppo delicata, vero? Basta che fai vedere che alzi quei pesi, nessuno si permette. Certo. Guarda, ti ringrazio tanto e facci sapere sempre, mamma Marta, sempre tutti i successi, tutte le gare che noi facciamo. Certo. L'articolo sul giornale di Montesilvano e poi ne verrai a parlare qui da noi perché ci fa tanto tanto piacere. Mua, bacioni, grazie, brava. Grazie a voi.